Buongiorno, buongiorno a tutti, soprattutto a chi è collegato in questo momento. Un grazie a tutti i nostri sponsor, soprattutto alla Bristol che ha permesso che questa conferenza venisse effettuata. Grazie all'Associazione Educazione, Prevenzione e Salute che anche in questo momento così difficile e di pandemia ha voluto esservi vicino per fare in modo di esservi sempre più vicino. Grazie anche ai nostri medici che volontariamente vengono e ci danno una mano proprio per queste conferenze. Oggi si parlerà di un tema purtroppo molto difficile e anche forse molto interessante perché sta colpendo sempre di più. La sclerosi multipla, cos'è, come si cura, quali novità terapeutiche? A parlarcene saranno due maggiori esperti, il dottor Antonio Bertolotto, neurologo che si occupa proprio da sempre di sclerosi multipla. Ora svolge attività clinica e di ricerca presso il NICO. L'attività clinica invece la svolge al Koliker e soprattutto fa raccolta fondi proprio per l'associazione Sclerosi Multipla. La dottoressa Paola Cavallo, responsabile della struttura semplice della sclerosi multipla della Città della Salute, Malpresidio delle Molinette. Modera la giornalista Alessandra Scagliola. Vi ricordo che dopo potete fare tutte le domande che volete, sia su Facebook, che è in diretta chiaramente, e i nostri medici saranno ben contenti di rispondervi. Un'altra raccomandazione che l'Associazione Educazione, Prevenzione e Salute fa propria è di vaccinarvi, così magari potremmo in futuro farle ancora in presenza. Grazie a tutti, buon ascolto e mi raccomando, fate tutte le domande e tutti i dubbi che avete. Vi passo la giornalista Scagliola Alessandra, che modera. Grazie. Grazie Katia Fossati, che ricordo essere presidente dell'Associazione Educazione, Prevenzione e Salute. Allora, iniziamo questo incontro e oggi appunto parliamo di qualcosa di particolarmente interessante perché sappiamo tutti che ci sono diagnosi particolarmente allarmanti per chi le riceve. Una di queste è indubbiamente la sclerosi multipla. Però oggi analizzeremo delle novità interessanti che rendono questa malattia forse meno spaventosa. Iniziamo col partire con il dottor Bertolotto, che ci spiegherà cos'è la sclerosi multipla, se è genetica o ereditaria, e magari capiremo anche la differenza tra le due cose. Quali sono i suoi sintomi e qual è il percorso diagnostico per scovare questa malattia? Dottor Bertolotto, lascio a lei la Buongiorno. parola. Buongiorno a tutti, grazie a Fonsatti e grazie a Scagliola per questa presentazione. E in effetti, Scagliola ha già toccato un punto che vorrei poi sottolineare molto chiaramente, che la visione, diciamo, popolare che si ha della sclerosi multipla è molto cambiata negli ultimi anni, grazie ai progressi della ricerca. Ora, la sclerosi multipla è una malattia diffusa in tutto il mondo, ha la particolarità che colpisce di più le popolazioni che abitano lontani dall'equatore. Comunque questi numeri direi che sono assolutamente impressionanti. In Europa abbiamo una persona colpita dalla sclerosi multipla ogni 925 abitanti. In Italia è un'area particolarmente colpita dalla malattia, in quanto abbiamo globalmente una persona colpita ogni 481 abitante, e in più teniamo presente che ad esempio la Sardegna ha per caratteristiche genetiche un rischio ancora più alto
di avere dei pazienti con sclerosi multipla. Un altro aspetto importante è che, come molte malattie che si definiscono autoimmuni, è una malattia che colpisce di più il sesso femminile, il genere femminile, con un rapporto fra donne e uomini che è di regola 2 a 1, a volte 3 a 1, ed è la causa di disabilità di origine non traumatica in età giovanile e adulta. Questa è uno dei motivi appunto di disabilità nel giovane adulto. Teniamo presente che oltre la metà dei nostri pazienti vengono diagnosticati prima dei 35 anni. In questa diapositiva vi presento i dati recenti della situazione piemontese. Questo è uno studio che è stato coordinato dal Servizio di Epidemiologia della Regione Piemonte e i numeri che si riferiscono al 31 dicembre 2017 non sono di per sé vecchi, perché gli studi epidemiologici hanno bisogno di alcuni anni per poter verificare appunto i reali numeri, e come vedete in Piemonte abbiamo una persona colpita da sclerosi multipla ogni 457 abitanti. Nelle femmine ovviamente il numero è più alto, abbiamo una donna colpita ogni 350, e se andiamo a vedere la decade tra i 41 anni e i 50 anni, dove c'è il maggior numero di pazienti, i numeri sono veramente impressionanti, perché abbiamo una donna colpita ogni 204 donne. E quindi questo non deve stupire se molti di noi hanno dei conoscenti, dei familiari, degli amici che hanno questa malattia, e la cui prevalenza, quindi il cui numero, è aumentato negli ultimi anni. Il numero è aumentato perché da un lato facciamo delle diagnosi più precoci, quindi fortunatamente includiamo anche delle malattie, delle forme di malattia meno severe. Un altro motivo è perché, grazie al cielo, la sopravvivenza delle persone con sclerosi multipla è migliorata e la vita si è allungata, però esiste un reale incremento del numero di persone colpite da sclerosi multipla, come non solo per la sclerosi multipla, questo si verifica per altre malattie autoimmuni. Ora, se vogliamo contestualizzare il rischio di sclerosi multipla, come dicevamo prima, siamo intorno ad una persona ogni 450. Bene, se vediamo altre situazioni, teniamo presente che purtroppo una persona ogni 3 sviluppa un tumore, una donna ogni 9 sviluppa un tumore al seno, un uomo ogni 9 sviluppa un cancro alla prostata, una persona ogni 20 dopo i 65 anni sviluppa una demenza, una persona ogni 33 al diabete e una persona ogni 500 al morbo di Parkinson. Questo è per avere un panorama più ampio e completo di dove si inserisce il rischio di sclerosi multipla. Ora, che cosa caratterizza la malattia che si chiama sclerosi multipla? Innanzitutto, questa è una malattia che è infiammatoria e degenerativa, perché c'è una fase di infiammazioni. E queste infiammazioni si sviluppano all'interno del sistema nervoso centrale e successivamente può svilupparsi una degenerazione, cioè una lenta progressione dei disturbi. La causa della malattia è una malattia autoimmune, poi vediamo più precisamente che cosa significa questo termine, e come dicevamo, colpisce il sistema nervoso centrale. Ora, questo è una figura che rappresenta tutto il sistema nervoso, sia centrale che cosiddetto periferico. Ora, per essere molto schematici, possiamo dire che la parte centrale del sistema nervoso è rappresentata proprio dall'encefalo, cioè dal cervello, dal cervelletto, dal tronco e dal midollo spinale,
mentre tutti i nervi che si dipartono dal sistema nervoso centrale e vanno, come vedete, in tutto il corpo, costituiscono quello che si chiama il sistema nervoso periferico. Bene, nel caso della sclerosi multipla, le infiammazioni che determinano la malattia e la degenerazione della malattia colpisce quindi primariamente il cervello, il cervelletto, il midollo spinale. Ora, quale parte è più colpita del sistema nervoso centrale a livello di cellule? Ecco, questa cellula è quello che è il famoso neurone. Ora, il neurone è la cellula fondamentale del sistema nervoso ed è costituita da una parte di corpo cellulare dove c'è il nucleo e poi da un lungo prolungamento, come un lunghissimo filo. Tenete presente che le dimensioni massime di questa struttura, che si chiama appunto corpo della cellulare, può essere intorno ai 100-120 micron, e il micron è la millesima parte di un millimetro, mentre il prolungamento che parte da ogni singola cellula neurale può raggiungere e superare la lunghezza di un metro. E per quale motivo c'è questa particolare struttura costituita praticamente da un corpo cellulare e da un lungo filo? Proprio perché questo lungo filo, che si chiama in termine tecnico assone, serve per condurre l'impulso nervoso. E quindi l'impulso nervoso, che è il segnale elettrico con cui le diverse cellule del sistema nervoso comunicano tra di loro oppure mandano messaggi ai muscoli, viaggia ad una straordinaria velocità lungo questo filo che si chiama assone, e la velocità che raggiunge è impressionante, 400 km all'ora, o in altri termini possiamo dire che la velocità degli assoni che conducono la maggiore velocità è di 120 metri al secondo, e quindi questo vi dà un'idea della velocità con cui gli impulsi nervosi si muovono in tutto il nostro corpo. Questa grande velocità è dovuta ad un particolare situazione di questi assoni, che sono ricoperti da una guaina che si chiama mielina e che funge da isolante, come se fosse un filo elettrico che ha un isolamento attorno, e questo permette all'impulso di andare estremamente veloce. Se invece questa guaina mielinica, che forma appunto la mielina, è danneggiata, come in questa figura, vedete che questo meccanismo cosiddetto saltatorio di velocità viene gravemente danneggiato. Quindi l'impulso continua a passare nel filo elettrico nell'assone, ma ad una velocità molto molto più lenta. E quindi questa è la demielinizzazione, e questo vi spiega anche che nella sclerosi multipla il danno primitivo è a livello della mielina, per cui queste malattie si chiamano anche malattie demielinizzanti, proprio perché è la mielina che risulta essere danneggiata. Quali sono i sintomi della sclerosi multipla? Ora, vedete che l'elenco è un elenco infinito e non vorrei assolutamente creare nessun allarmismo, perché se cominciamo a leggere qualunque di questi sintomi e li mettiamo tutti assieme, immagino che praticamente il 99% di chi ci sta ascoltando avrà qualche sintomo che dice: oh mamma mia, adesso ho la sclerosi multipla. Ora, tenete presente che la sintomatologia innanzitutto è estremamente varia. Per quale motivo? Perché viene colpito il sistema nervoso, che svolge diverse funzioni. Con il sistema nervoso noi riusciamo ad esempio a vedere, e quindi vediamo gli oggetti, e quindi se è colpito in qualche modo da queste infiammazioni che colpiscono la mielina del sistema visivo, avremo ad esempio difficoltà a vedere, ma questa non è la tradizionale calo di vista, ma di regola succede che c'è un annebbiamento nel giro di qualche giorno e poi spesso queste infiammazioni passano nel giro di 2 o 3 settimane.
Un altro disturbi possono colpire la capacità di movimento, perché grazie al sistema nervoso noi riusciamo a pensare in movimenti e riusciamo a muoverci. Un altro disturbo molto frequente può essere un disturbo della sensibilità. Se noi tocchiamo qualunque parte del nostro corpo, percepiamo come e dove veniamo toccati. Tutto questo avviene grazie al sistema nervoso. E se queste vie della sensibilità sono danneggiate da delle infiammazioni, ecco che avremo dei disturbi. Ovviamente poi la malattia può avere un'evoluzione, ci possono essere diverse forme di malattia e i diversi sintomi di regola all'inizio vengono e poi scompaiono, ma a un certo punto della storia della malattia i disturbi non scompaiono più completamente, ma incominciano lentamente ad accumularsi. Ora, in questa diapositiva, che è un po' complicata, vediamo delle colonne rosse. Bene, queste colonne rosse sono la manifestazione clinica delle infiammazioni. Immaginate che, lo vedremo dopo, ma il sistema immunitario a un certo punto non è più sotto controllo, si attiva, diventa aggressivo e determina una infiammazione all'interno del sistema nervoso centrale e vengono fuori dei sintomi. Lo vedete questa colonna. Dopodiché, dopo qualche settimana, questa infiammazione spontaneamente va via, perché grazie al cielo il nostro sistema immunitario viene controllato e quindi non c'è più l'aggressività, l'infiammazione passa e i sintomi vanno via. E dopo un tempo indefinito, può comparire un nuovo disturbo che poi va via. Questa fase si chiama fase a riacutizzazione e remissione della malattia. Con l'andare del tempo però vedete che la quantità di disturbo, di deficit che rimane dopo un attacco, non c'è più il recupero completo e quindi nel tempo si accumulano dei deficit e poi può intervenire una fase di degenerazione in cui, senza avere dei nuovi attacchi, ma lentamente c'è un progressivo accumulo della disabilità. Ora, questo è il meccanismo con cui si accumulano i deficit della sclerosi multipla. Tenete presente che in una fase iniziale questi disturbi sono molto più lievi. Per quale motivo? Perché abbiamo delle riserve, abbiamo dei meccanismi di compenso. C'è una riserva cerebrale, c'è una riserva cognitiva, ci sono dei meccanismi di compenso che mascherano i disturbi e che mascherano l'entità dei sintomi. Però andando avanti nel tempo, e quando parlo di tempo intendo dire anni se non decenni, i disturbi si accumulano e non c'è più la possibilità di far regredire questi disturbi. Un altro aspetto molto importante, di cui dopo di me la dottoressa Paola Cavalla vi darà molte informazioni, riguarda le possibilità di trattamento. In una fase iniziale abbiamo molti trattamenti, alcuni anche nuovi e recenti, ma con l'andare avanti della malattia le possibilità di trattamento si riducono e quindi è molto importante giungere ad una diagnosi molto precoce e il più presto possibile. Ora, questa è una tabella che è fortunatamente una tabella storica, perché vedete, è stata tratta da una pubblicazione del 1989. Quindi questa è, grazie al cielo, storia della medicina. E vi diceva che cosa succedeva nelle persone che erano colpite dalla sclerosi multipla dopo 20 anni e dopo 30 anni di malattia. Bene, allora, dopo 20 anni di malattia, la metà delle persone non riusciva a camminare per più di 100 metri. Bene, grazie al cielo, come vi ho detto prima, questa è pura storia della medicina. I dati che abbiamo attualmente sono nettamente migliori. Ovviamente non è una battaglia vinta,
Però abbiamo molte armi che possiamo utilizzare per combattere la sclerosi multipla. Ora, che cosa è alla base della sclerosi multipla? Non conosciamo purtroppo ancora tutto del meccanismo che causa la sclerosi multipla, però sicuramente abbiamo una risposta immunologica anormale. Il sistema immunitario è un insieme di cellule, questo è un esempio, in cui ci sono ad esempio dei macrofagi, ci sono dei linfociti e queste cellule sono in grado di fare delle cose fantastiche, tipo difenderci dagli attacchi virali, tipo mettere in funzione i vaccini di cui tanto si parla in questo periodo. Bene, questo raffinatissimo meccanismo immunologico che ci permette di riconoscere se ad esempio un virus entra nel nostro organismo e quindi il sistema immunitario lo riconosce, lo aggredisce e cerca di eliminarlo, a volte non funziona bene. E quando non funziona bene, il sistema immunitario aggredisce per errore qualche parte del nostro organismo. Quindi se aggredisce la tiroide avremo la tiroidite autoimmune. Se aggredisce le articolazioni, possiamo avere l'artrite reumatoide e se aggredisce il sistema nervoso centrale, abbiamo quella che noi chiamiamo sclerosi multipla. Ma per quale motivo c'è un'alterazione del sistema immunitario? E l'altra domanda è, il sistema immunitario non aggredisce continuamente il sistema nervoso, ma ogni tanto si scatena e lo aggredisce. Ebbene, per scatenarlo ci sono diversi fattori non conosciuti in dettaglio, tipo degli agenti infettivi, in particolare dei virus. C'è sicuramente una predisposizione genetica e ci sono dei fattori ambientali che possono agire in modo diverso, a seconda dell'età, a seconda degli individui, però il risultato finale è sempre questa attivazione del sistema immunitario. Quando il sistema immunitario, costituito, come vi dicevo, fondamentalmente da delle cellule del sangue che si chiamano linfociti, e sono questi particolarmente aggressivi contro il sistema nervoso centrale, questi circolano nel sangue ed entrano dentro il sistema nervoso. Per entrare dentro il sistema nervoso centrale devono superare delle barriere, in particolare c'è una barriera che si chiama barriera ematoencefalica, però i linfociti aggressivi riescono a entrare dentro il sistema nervoso centrale e danno quella che si chiama un danno della mielina o una demielinizzazione. Questa diapositiva ve l'ho già fatta vedere prima e in particolare sono particolarmente pericolosi certi tipi di linfociti che si chiamano linfociti T oppure linfociti B e altre cellule sempre del sistema immunitario che si trovano dentro il sistema nervoso centrale, come ad esempio le cellule di microglia. Però fatto sta che c'è questa aggressione contro il sistema nervoso. Questa è una diapositiva assolutamente molto complicata, ma vi dà solo un'idea della complessità dei meccanismi che stanno sotto l'infiammazione che si crea dentro il sistema nervoso centrale. E questo, diciamo, è anche un po' una giustificazione, se vogliamo, per chi si occupa di ricerca sulle cause delle malattie autoimmuni, in particolare della sclerosi multipla, per dire che abbiamo la confluenza di un sistema estremamente complesso come il sistema nervoso centrale e un altro sistema particolarmente complesso come il sistema immunitario. E questo, vi dicevo, determina il danno. Per quale motivo diciamo che la sclerosi multipla è su base immunologica? Ora, qui è un grosso elenco di spiegazioni. Abbiamo i linfociti che si trovano dentro il sistema nervoso centrale, ci sono nel liquor tutta una serie di indicazioni di attivazioni del sistema immunitario.
Abbiamo dei fattori genetici che vedremo dopo, che, in cui c'è una associazione di geni che sono coinvolti nella regolazione del sistema immunitario. È frequente che nello stesso paziente oppure nella famiglia siano presenti più malattie autoimmuni. Non ci sorprende minimamente che un paziente con sclerosi multipla abbia anche una tiroidite autoimmune oppure abbia dei cugini, dei parenti con altre malattie autoimmunitarie. E poi, come vedremo con la dottoressa Cavalla, le terapie che funzionano nella sclerosi multipla sono tutte terapie che vanno a interagire con il sistema immunitario, sono terapie cosiddette immunosoppressive o immunomodulanti, e ci sono anche dei modelli sperimentali di sclerosi multipla in cui il meccanismo è autoimmunitario. Quindi sottolineo, questo è un chiaro elenco di indiscutibili spiegazioni per cui diciamo che la malattia sclerosi multipla è una malattia autoimmune. E questo contrasta con ogni tanto saltano fuori delle ipotesi, diciamo, un po' più bizzarre che cercano di spiegare la sclerosi multipla. Ora, la sclerosi multipla e la genetica e i fattori ambientali. La domanda che ci si pone è: ma questa malattia è una malattia genetica, è una malattia ereditaria? La risposta è: non è una malattia ereditaria. Quindi questo vuol dire che uno non trasmette automaticamente a metà dei figli o un quarto dei figli o quello che è la sclerosi multipla, ma come tutte le malattie autoimmunitari esiste una predisposizione. Cosa significa predisposizione? Che se io considero una persona, diciamo, che non ha nessun parente con la sclerosi multipla, il suo rischio di avere la sclerosi multipla, dicevamo, è intorno 1 a 450, 1 a 500. Se invece prendo le persone che hanno un genitore con la sclerosi multipla, il loro rischio è più elevato e si passa in questo caso ad un rischio di 1 a 20. Cosa significa quindi questa predisposizione? Predisposizione significa che è necessaria la combinazione di molti geni normali che, messi tutti assieme, riescono a causare e determinare la sclerosi multipla. Questo che vedete è una delle macchinette, mi pare che sia le slot machine, quelle dove si tira giù la maniglia e vengono fuori una serie di rotelle e si vince, così mi hanno detto, che quando ad esempio escono tutte lo stesso numero, escono fuori tutte le ciliegie. Ora, per cercare di spiegare la predisposizione, immaginate che su ogni rullo la persona che ha una predisposizione alla sclerosi multipla ha un maggior numero di 7 e quindi tirando giù la maniglia è più facile che gli capitano tutti 7 nelle ruote che stanno ruotando. Non so se questo esempio vi ha aiutato, però quello che voglio sottolineare, non è una malattia ereditaria, ma c'è una predisposizione. Per andare avanti. Scusate. Esiste, oltre che la genetica, esistono dei fattori ambientali. Ora, cosa sono questi fattori ambientali? Uno dei fattori ambientali possono essere dei virus, e virus di vario genere. È stato accusato il virus dell'Epstein-Barr, della mononucleosi infettiva, ma noi sappiamo che quando ad esempio c'è l'influenza, il numero di pazienti che hanno degli attacchi di malattia aumenta. Quindi questi virus possono aumentare l'aggressività del sistema immunitario. A volte c'è il virus porta con sé degli aspetti che sono simili a quelli del sistema nervoso centrale, quindi il sistema immunitario attacca il virus, ma trova anche nel sistema nervoso centrale qualcosa di simile al virus e quindi per errore colpisce anche il sistema nervoso centrale. Quindi i fattori ambientali, virus sicuramente, poi esistono altri fattori
ambientali come, scusate, sto cercando di avanzare con la diapositiva, eccolo qua, no? Esistono altri fattori ambientali come ad esempio la carenza di vitamina D, l'esposizione al sole può essere un beneficio, ci possono essere, il fumo può peggiorare il decorso della malattia e quindi c'è un insieme di fattori ambientali che possono attivare il sistema immunitario. Come arriviamo alla diagnosi? La diagnosi si va innanzitutto quando c'è un sospetto, si deve fare una visita neurologica e il neurologo definirà sì, c'è un rischio, non c'è un rischio, bisogna fare degli esami o meno e l'esame fondamentale è sicuramente la risonanza magnetica che ci permette ad esempio di vedere dentro il sistema nervoso centrale, questo è un cervello, delle zone che sono alterate e che sono un sospetto di malattia demielinizzante. Ovviamente un altro elemento molto importante è fare la puntura lombare, che voglio spendere solo due parole sulla puntura lombare, che crea spesso tanto terrore, tanta preoccupazione. Voglio rassicurare tutti, la puntura lombare non è un esame pericoloso, per di più se si fa utilizzando un ago particolarmente piccolo, anche i rischi che sono connessi con la puntura lombare, in particolare il mal di testa, è nettamente ridotto e quindi io vorrei proprio invitare tutte i presenti a non, anzi gli autovedenti, che non è pericolosa la puntura lombare e che deve essere fatta senza nessuna preoccupazione. Un altro degli esami importanti sono i potenziali evocati, tipo visivi, uditivi, sensoriali, motori. Questi potenziali evocati ci servono per vedere come gli impulsi nervosi corrono dentro le vie nervose, dentro le vie visive, dentro le vie che ci permettono di sentire, dentro le vie che trasportano gli impulsi della sensibilità e lungo le vie che trasportano gli impulsi motori. Questi sono esami assolutamente importanti che ci permettono di valutare se esistono delle alterazioni. Ma un altro punto molto importante sulla diagnosi di sclerosi multipla è questo: non esiste un unico esame che, se positivo, mi permette di dire c'è la sclerosi multipla. E altrettanto non esiste un esame del sangue, quello che volete, che se negativo mi permette di escludere la sclerosi multipla. Ma la diagnosi di sclerosi multipla, che non è facile, va fatta mettendo assieme una serie di elementi, come in un puzzle che si deve incastrare, e devo avere la dimostrazione che dei fenomeni di infiammazione si sono ripetuti nel sistema nervoso centrale almeno due volte. E l'altra cosa, devo avere la dimostrazione che queste aree di infiammazione, di lesione, hanno colpito due parti diverse del sistema nervoso centrale. Non solo, ma quando tutto questo, devo essere certo che non ci sono altre spiegazioni e quindi devo dire ok, non abbiamo altre spiegazioni se non dire questa è sclerosi multipla. Successivamente è necessario ovviamente gestire il paziente con sclerosi multipla e questo lungo elenco di altri professionisti sono i professionisti che nelle diverse fasi della malattia sono coinvolti e tutto questo è possibile e viene fatto molto bene in Piemonte perché esiste un'ottima rete di centri sclerosi multipla, ogni neurologia ha praticamente un centro sclerosi multipla e un altro aspetto molto importante è che esiste una estremamente valida associazione di pazienti a cui io vi invito a sostenere e a iscriversi, ma voglio
sottolineare per finire il mio intervento questa frase. Un tempo il simbolo dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla era una carrozzina e ancora adesso so che appena si parla di sclerosi multipla la connessione mentale è con la carrozzina. Bene, questo non è più vero in moltissime persone e il motto dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla è un mondo libero dalla sclerosi multipla. Quindi penso che questo sia un messaggio di ottimismo, che è un messaggio anche di realtà. Grazie a voi. Grazie, dottor Bertolotto, splendido messaggio, direi, molto positivo. Adesso vorrei passare alla dottoressa Paola Caralla, facendo una domanda che probabilmente sicuramente si fanno tutti. Allora, sappiamo che stiamo assistendo in tutti i settori della medicina e particolarmente in questo a una crescita di opzioni terapeutiche interessanti e pare anche molto promettenti, ma questo ce lo dovrà dire lei. Allora, intanto dottoressa Cavalla ci può fornire un quadro generale di quella che è la cura della sclerosi multipla e quali sono le novità che danno nuove speranze nel rallentare la progressione della malattia? Buongiorno a tutti e intanto ringrazio appunto l'Associazione Martedì della Salute per questa opportunità di discutere una malattia che, come ha ricordato il dottor Bertolotto, sta per certi versi aumentando e aumentando soprattutto in queste fasce d'età adulta, soprattutto nelle donne. Allora, per rispondere a questa domanda, cioè che cosa abbiamo a disposizione per meglio gestire questa malattia nei nostri pazienti, ho preparato una piccola carrellata dell'approccio terapeutico che viene gestito in centri specializzati, i cosiddetti centri sclerosi multipla. Allora, per gestire questa malattia intanto abbiamo un problema, quello che può essere l'attacco acuto, quindi con una terapia dedicata che è una terapia contro l'infiammazione che deve essere applicata con tempismo, senza attendere troppo. Poi abbiamo invece una terapia dei sintomi. Il dottor Bertolotto ci ha fatto vedere, intuire questa ampio range di sintomi che la malattia può presentare in modo cronico. Ebbene, anche questa gestione, ottimizzazione farmacologica della gestione del sintomo è un cardine importante. Ma poi veniamo alla cosa più decisiva, e cioè i farmaci che sono in grado di modificare il decorso di malattia. Quando io ho iniziato la mia carriera stava comparendo il primo, oggi ne abbiamo 15-20 tutto sommato. Quindi sicuramente c'è stato un accumulo di nuovi farmaci progressivamente messi a disposizione e ciò che è interessante, continuiamo ad avere nuovi farmaci che si aggiungono e soprattutto andiamo a coprire aree prima non tanto gestibili. Ultimamente, per esempio, si sta assistendo all'arrivo di un farmaco per coprire la forma secondaria progressiva, che il dottor Bertolotto ci ha detto essere la più critica, quella in cui si accumulano i deficit senza dei veri e propri attacchi e quella in cui dobbiamo contrastare il consolidamento di disturbi cronici. Oltre a questo, ne faremo magari qualche cenno nelle domande, dobbiamo anche dire che però è importante, e questo sempre più sta prendendo piede nei centri, un approccio un po'
olistico, un po' complessivo alla persona con sclerosi multipla, proprio per quello che ci ha già detto il dottor Bertolotto, cioè non dobbiamo solo preoccuparci di somministrare il farmaco che tiene a bada le componenti di attività di malattia, ma dobbiamo cercare di guardare oltre, di comprendere le caratteristiche della vita della persona e, se possibile, di consigliare l'adozione, ad esempio, di stili di vita alimentari più sani, piuttosto che di inserire, se già non lo fa, o implementare l'esercizio fisico, che è un'arma fondamentale, soprattutto per stimolare quei meccanismi di plasticità e di rimielinizzazione. Allora invece è necessaria una vera e propria riabilitazione neuromotoria, cioè che l'esercizio sia guidato e interpretato da un operatore, il fisioterapista sotto guida fisiatrica. Tutte queste cose insieme portano oggi a un deciso miglioramento di quella che è la prognosi di questa malattia. Quindi è vero che la diagnostichiamo a più persone, ma queste persone oggi, rispetto a un'epoca pre-trattamenti, hanno un futuro, diciamo, che possono vivere con maggior serenità, ottimismo, cercando di conservare i propri sogni e noi li aiutiamo di fatto a realizzarli. Cominciamo quindi dalla terapia dell'attacco acuto, che risale oramai a decenni fa, quando compaiono nuovi sintomi neurologici. In primo luogo è importante, vabbè, fare la diagnosi se siamo all'inizio della malattia, se siamo oltre, escludere delle cause precipitanti una disfunzione neurologica, come ad esempio febbre, infezioni, variazioni per esempio delle temperature ambientali. Una volta che abbiamo escluso dei fattori confondenti, se il disturbo è importante, disabilitante, e diventa utile somministrare un cortisonico, e un cortisonico che noi chiamiamo bolo steroideo, lo facciamo attraverso una somministrazione in flebo, quindi utilizzando le strutture dei day hospital, e praticamente viene fatto per un paio d'ore per alcuni giorni. La durata esatta viene personalizzata in base all'iniziale risposta al trattamento e a una serie di altre problematiche della persona, eventuali effetti collaterali. Il razionale qual è? È di ridurre l'infiammazione, queste nuove aree infiammate dove si è aperta la barriera ematoencefalica, e quindi limitare la durata, l'intensità dei sintomi che caratterizzano l'attacco, e quindi anche ridurre la demielinizzazione e soprattutto favorire la ricostituzione di queste guaine mieliniche. Per quanto riguarda invece la terapia sintomatica, abbiamo già detto che la malattia può presentare un'infinità di disturbi. Non tutti possono essere gestiti con un farmaco ad hoc, alcuni però sì. La fatica, anche se abbiamo armi limitate, la spasticità, quindi abbiamo parecchie, le cosiddette disestesie, cioè le alterazioni della sensibilità, o le parestesie, qui riusciamo a muoverci abbastanza bene, i disturbi urinari, il dolore quando questo possa avere delle cause centrali, e così via. Ci vorrebbe un'intera sessione dedicata solo a questo, ma sicuramente nel contesto di un centro sclerosi multipla anche questa gestione viene fatta, personalizzandola sulla problematica del paziente, perché oggi molti dei nostri pazienti non hanno per fortuna sintomi cronici e quindi di questo non hanno bisogno.
Invece di che cosa hanno sostanzialmente bisogno tutte le persone con questa malattia? Hanno bisogno di un farmaco che modifichi il decorso di malattia, cioè non che vada ad agire su dei sintomi già presenti. Non è questo lo scopo. Lo scopo è proprio invece di ridurre la frequenza, la gravità degli attacchi e più ancora che gli attacchi, la formazione di nuove lesioni che noi vogliamo andare a impattare con questi farmaci. Secondariamente, man mano che abbiamo acquisito farmaci più potenti, è diventato possibile anche interagire su questo secondo aspetto, che è la progressione della disabilità, che poi è il punto centrale della malattia, perché più che gli attacchi sul lungo termine, conta proprio questo consolidamento dei disturbi in qualcosa di cronico. Ed è questo che dobbiamo andare a prevenire sul lungo termine, perché è la base della disabilità che la malattia può condurre. Allora, distinguiamo farmaci che vengono definiti in Italia di prima linea, di seconda linea e poi di terza o quarta linea. Come ha già anticipato il dottor Bertolotto, praticamente tutti questi farmaci sono dei farmaci che vanno ad agire sul sistema immunitario, ribassandone la iperattività, la sregolazione. Quindi sono degli regolatori fini della funzione immunitaria che è impazzita. Non esiste ancora il trattamento ideale per ciascuna, per tutti, univocamente. Ma proprio per ciascuna persona con la sclerosi multipla andiamo ad adottare una terapia su misura, tenendo conto non solo delle caratteristiche biologiche della malattia, dell'aggressività, di alcuni aspetti, ad esempio virus che la persona può aver acquisito piuttosto che non. Anche di effetti collaterali che una persona può presentare e un'altra no, in generale di quello che viene definito il rapporto personalizzato, quindi di rischio rispetto al beneficio. Ma non sono solo queste variabili, diciamo, mediche che noi consideriamo, dobbiamo anche considerare la variabile persona, e cioè quell'individuo che abbiamo davanti, quali sono le sue aspettative. Per esempio, noi abbiamo tantissime donne in età fertile affette da questa malattia, e uno degli elementi cardini è proprio il desiderio di concepimento. Quindi, terapia che deve essere personalizzata, costruita sulla persona. Detto questo, perdon, di nuovo, questa diapositiva riprende un pochino quelle già mostrate dal dottor Bertolotto. Quelli in verde sono i farmaci approvati. Questo è il nostro sistema nervoso centrale con i nostri neuroni e qui abbiamo il sangue che arriva e la barriera ematoencefalica. Vediamo che tutti, praticamente i nostri farmaci funzionano all'esterno del sistema nervoso centrale, agendo proprio su questo sistema immunitario o comunque agiscono a livello della barriera. Molto meno, anche se qualcuno di questi riesce a penetrare a livello del sistema nervoso centrale, riescono a agire all'interno. Però anche qui stiamo progressivamente acquisendo farmaci che sono in grado di fare anche questo. Ora, abbiamo già detto gli obiettivi della terapia sono sicuramente stati all'inizio ridurre gli attacchi o le ricadute, ridurre le nuove lesioni in risonanza o le lesioni attive. A questo man mano si è aggiunto anche il cercare di ridurre la disabilità allungando l'orizzonte temporale a cui si guarda. E
proprio al fine di non andare a intaccare quella riserva funzionale fondamentale. Ora, questi tre parametri sono stati un pochino uniti in un concetto che è la cosiddetta NIDA, usando una sigla inglese, cioè non evidenza di attività di malattia, quando l'attività è proprio rappresentata da questi attacchi, dalla disabilità che progredisce o dalle nuove lesioni in risonanza. Ebbene, se i primi farmaci non avevano dei dati sorprendenti in termini di NIDA, mano a mano ne abbiamo acquisiti di altri più potenti. E qui vediamo un panorama dei farmaci che vi dicevo dal 95 ad oggi si sono accumulati, sono quelli appunto in azzurro. Poi ne vediamo qualcuno che è stato transitoriamente o fermato del tutto. E invece in arancione qui vediamo i tre che stanno arrivando. Quindi è sicuramente un panorama molto ricco in cui orientarci. Come fare a orientarsi in questo panorama? Allora, i neurologi hanno cominciato a ragionare non solo in termini di efficacia, ma anche andando a valutare il rovescio della medaglia. Questi farmaci impattano sulla funzione immunitaria, va da sé che è molto probabile che possano andare ad agire magari facilitando delle infezioni o dando altre problematiche. Per cui un modo di rappresentare questa nostra visione è stata di mettere su questo grafico la sicurezza, sull'altra l'efficacia e cercare di andare a dare un farmaco che sia nella fascia alta, quindi ad alta efficacia, ma che abbia anche la massima sicurezza. Ora, i colori qui indicano anche quanto possiamo andare sereni? Possiamo andare molto sereni con i farmaci di prima linea, che però hanno un'efficacia moderata o bassa, e quindi sono adatte a un sottotipo di malattia, quelle più tranquille. Oppure abbiamo terapie che sono indicate in rosso, alcune di queste oggi, ad esempio, le abbiamo abbandonate, dall'efficacia alta, ma anche che conservano dei alti rischi, quindi una minor sicurezza. E per esempio, facciamo un brevissimo accenno solo al trapianto di staminali ematopoietiche, che è sicuramente una terapia efficacissima, che dà degli effetti sul lungo termine persistenti. Viene riservata a una nicchia di pazienti, anche perché appunto non è ancora ufficialmente approvata, sono quei pazienti estremamente attivi e che non rispondono ad altre terapie, proprio perché c'è ancora un problema minimo di rischio di mortalità. In mezzo abbiamo terapie appunto che hanno un grado intermedio di efficacia e un'alta comunque sicurezza. Adesso le andiamo a vedere un pochino più nell'operatività, come ci si muove normalmente. Allora, se la malattia non è troppo aggressiva, si procede con un approccio che diremo a salire, escalation in inglese, cioè iniziamo con un farmaco cosiddetto di prima linea. Poi si rivaluta nel tempo l'andamento clinico del paziente, la risonanza magnetica e se uno di questi farmaci non funziona, allora si tende a procedere verso l'alto, verso un farmaco di seconda linea. Questo proprio nell'idea di prendere pochi rischi all'inizio e procedere solo se veramente quella malattia mostra un livello di aggressività importante. Al contrario, se ci rendiamo conto che il soggetto che abbiamo davanti ha una malattia molto aggressiva, allora procediamo con una idea di induzione, cioè applichiamo fin da subito una terapia
molto efficace, anche giocandoci qualche rischio immediato, ma dobbiamo fermare la tendenza alla progressione e soprattutto fare un reset a questo sistema immunitario molto aggressivo. E poi, fatta questa induzione, possiamo permetterci di ridiscendere o di non applicare proprio più nessuna terapia. Nel caso del trapianto, per esempio, non si applicano altre terapie. Adesso partiamo dalla base della piramide. Sono i farmaci più antichi, questi sono iniettivi, sono di due famiglie, il beta-interferone, il glatiramer acetato, vedete formulazioni commerciali tantissime, con necessità di somministrarli ad esempio tre volte alla settimana piuttosto che una sola volta ogni 15 giorni. I farmaci della famiglia del beta interferone hanno un effetto di classe che è la sindrome simile influenzale. Il glatiramer acetato ha invece la reazione immediata all'iniezione, che però è molto infrequente. E cosa possiamo dire di questi farmaci dopo oltre 20 anni che li utilizziamo? Hanno ancora senso di essere utilizzati nonostante l'incomodo dell'iniezione? Per esempio, in riguardo alla recente pandemia da Covid, abbiamo evidenziato sia da dati italiani che internazionali che chi fa farmaci come l'interferone, che di base è un antivirale, è meno soggetto a una malattia da Covid. Quindi sicuramente ci sono ancora delle aree che possiamo sfruttare. Non solo, ma recentemente anche gli organi di approvazione dei farmaci hanno preso atto della grandissima sicurezza di questi farmaci, dando un ok, consentendo l'utilizzo anche alle donne durante la gravidanza e durante l'allattamento. E anche questo è un grosso supporto alla donna che può procedere in questo sogno della maternità, supportata anche dal comunque non dover interrompere una terapia. Qui vediamo, sono approvati per lo più per le forme RR con una limitazione nelle DSS, ce n'è uno solo, l'interferone 1 beta 1B, che è approvato anche per la forma secondaria progressiva, ma lo usiamo molto poco perché tende a far peggiorare i sintomi cronici del paziente. Veniamo adesso ai farmaci di prima linea orali. Questi sono più recenti: la teriflunomide, una compressa al giorno, dimetilfumarato, due compresse al giorno. Sono almeno efficaci quanto gli iniettivi, il dimetilfumarato probabilmente un pochino di più. Il dimetilfumarato è caratterizzato da importanti frequenze di dolori addominali, cattiva tolleranza dal punto di vista gastrointestinale e dà un remotissimo rischio di PML. Ci torneremo dopo su questa PML, è una infezione da parte di un agente opportunista. Però abbiamo anche imparato a gestirla, perché questa PML con questo farmaco è legato a una condizione di carenza di linfociti che il farmaco può scatenare. Se il neurologo se ne rende conto, interrompe la terapia prima di mettere il paziente a rischio, quindi rimane comunque una validissima terapia. E così la teriflunomide, che è una sola compressina al giorno, quindi ancora più facile da assumere. Anche qui può saltuariamente avere delle problematiche di tolleranza gastrointestinale, di far aumentare gli enzimi epatici, ma in linea di massima è ben tollerato. È controindicata in gravidanza e quindi le nostre donne devono fare particolare attenzione, e se vogliono entrare in gravidanza addirittura le aiutiamo lavando via questo farmaco.
Passiamo adesso ai farmaci di seconda linea. A che sono riservati? Alle forme remittenti recidivanti a rapida evoluzione, alle forme invece non responsive a un trattamento di prima linea. Vedete, ne abbiamo molte, due sono appunto infusionali, quindi si deve accedere al centro, due invece sono rappresentate da compresse. Questo è il primo infusionale che è comparso, l'anticorpo monoclonale contro la VLA4, che è la molecola che consente a questi linfociti di agganciarsi e di passare all'interno del sistema nervoso centrale, ha dei dati elevatissimi di efficacia, ma vabbè, il paziente deve accedere una volta al mese e su questo si può transigere. Ogni tanto compaiono anticorpi che neutralizzano l'efficacia della terapia. Soprattutto è questo il problema che ci preoccupa. Questa leucoencefalopatia multifocale progressiva, che è legata a un virus che la persona ha dentro di sé, che sta in modo latente, convive con la persona, ma che può essere aiutato a risvegliarsi da questo farmaco. Motivo per cui diciamo che questo farmaco è un ottimo farmaco per i soggetti che non hanno dentro di sé questo virus o che comunque hanno dei parametri di bassa carica di questo virus. La PML si può presentare con altri disturbi neurologici e dare appunto dei quadri di simili anche alla risonanza magnetica della sclerosi multipla. Quindi ci siamo costruite delle situazioni, degli algoritmi per capire a quale persone possiamo darlo facilmente e a quali altri no. E il semaforo diventa rosso in presenza di alto rischio legato a questo virus nella singola persona. Poi abbiamo Fingolimod, la prima compressa che è arrivata per il trattamento della malattia. Anche questo agisce con un'azione sequestrante, tiene lontani i linfociti dal sistema nervoso centrale e forse ha anche un blando effetto neuroprotettivo. E nel bilancio rischio-beneficio dobbiamo considerare che all'inizio rende necessario un monitoraggio cardiovascolare che deve essere fatto appunto al centro, perché può dare un rallentamento della frequenza cardiaca, e poi ci sono una serie di altre cose che il neurologo deve controllare. Poi abbiamo ocrelizumab, che è un anticorpo monoclonale contro le cellule che portano questo antigene anti-CD20, quindi sono le cellule della linea B, ma queste cellule terminali che poi producono anticorpi vengono risparmiate dal farmaco. Anche questo farmaco nelle forme RR ha un'efficacia molto elevata, soprattutto perché è stato testato contro un comparativo attivo molto già efficace, che aveva già alta efficacia. E veniamo adesso alle cosiddette invece terapie induttive di seconda e diciamo terza linea. Anche queste possiamo utilizzarle nelle forme che hanno un'evoluzione rapida o che non sono responsive, ma che hanno una controindicazione a un'altra terapia di seconda linea. Cladribina è in compresse, è una somministrazione comodissima, si tratta di assumere una decina circa di compresse l'anno sulla base del peso, e di ripetere questa assunzione l'anno successivo, e da una riduzione diciamo attenuata dei linfociti B e T nel sangue e per converso un'efficacia persistente per anno. Quindi degli ottimi dati uniti a una bassa necessità di monitoraggio, quindi un farmaco davvero comodo. E ci avviciniamo poi a all'entuzumab, che è un'altra terapia induttiva molto drastica perché porta a zero i nostri linfociti, cui poi segue un ripopolamento, e richiede un accesso ospedaliero per un ciclo annuale di pochi giorni in realtà,
Abbiamo un rischio infettivo a ridosso del ciclo, un rischio infettivo concreto, importante, e anche un rischio vascolare. Motivi per cui questi due hanno fatto sì che lo abbiamo riposizionato un pochino per i soggetti appunto che non rispondano ad altre terapie di fatto di seconda linea o che siano veramente molto aggressivi. Bisogna anche ricordare, ma questo abbiamo imparato a conoscerlo già da tempo, il rischio autoimmunità che persiste per anni, cioè un rischio di acquisire altre malattie autoimmunitarie. Ed è il motivo per cui questi soggetti devono poi continuare a fare un monitoraggio mensile degli esami di sangue. Ora, cosa possiamo dire di questi farmaci in termini appunto di efficacia? Sono state tentate tante sintesi, al di là del fatto che la terapia è personalizzata sul singolo paziente. Qui vediamo, è stato tentato ad esempio di dare una scala della loro efficacia sulla base della tendenza a proteggere dalla disabilità confermata, dalla progressione della disabilità. Vari studi hanno a questo proposito opinioni diverse, però in sostanza tutti i nostri farmaci sono efficaci su questo parametro oggi. Bisogna anche considerare che qualcuno di questi farmaci può avere eventi avversi seri, per cui appunto bisogna ragionare nel singolo, personalizzare questo rapporto rischio-beneficio e poi prendere la decisione insieme alla persona. Ma esistono delle alternative terapeutiche nella forma RR? Non ne parliamo nel dettaglio, esistono, sono vecchie terapie di terza linea, ciclofosfamide, mitoxantrone, che per i loro rischi sono state un pochino meno considerate, vengono oggi meno considerate, del trapianto abbiamo già accennato, il trapianto di staminali ematopoietiche. Adesso andiamo a parlare delle forme progressive, nel senso che il dottor Bertolotto ci ha spiegato quali sono i meccanismi con cui abbiamo il danno nelle forme remittenti recidivanti. Nelle forme progressive se ne aggiungono tanti altri di meccanismi e questo ha fatto sì che tutta una serie di farmaci come l'interferone, il glatiramer acetato, il rituximab avessero fallito negli studi clinici. Poi finalmente è arrivato l'ocrelizumab, lo abbiamo già visto essere efficace nelle forme remittenti recidivanti, è stato il primo farmaco a dimostrare una riduzione del rischio di progressione di disabilità. Questo non vuol dire che il nostro paziente non peggiorerà più, ma vuol dire che andiamo comunque ad agire ribassando la sua tendenza a progredire. In Italia lo possiamo dare alle forme primarie progressive in fase precoci e che abbiano però caratteristiche alla risonanza di attività infiammatoria, quindi non a tutti i pazienti. Intanto devono essere giovani. Non possiamo darlo a chi ha una disabilità avanzata, possiamo darlo solo in certi ambiti di durata di malattia e appunto se abbiamo questa dimostrazione di attività. Poi abbiamo le novità del 2021. Da un lato, c'è un altro anticorpo in arrivo contro i linfociti B. Un anticorpo più comodo se vogliamo perché si tratterebbe di una somministrazione sottocute, quindi il paziente non dovrebbe recarsi al centro per fare questo anticorpo. E poi diciamo che le vere novità sono gli inibitori, i modulatori del recettore S1P, sia per la forma RR ma soprattutto anche per le forme progressive. Infatti, i modulatori dell'S1P, il primo approvato è stato appunto Fingolimod nelle forme RR, hanno il cattivo gusto di, diciamo, interagire anche con recettori che sono, in vari altri distretti, oltre che nei linfonodi, quindi nel sistema immunitario, e oltre che nel sistema nervoso centrale. E quindi sono ad esempio a livello cardiaco, sui vasi, sui polmoni, eccetera. Ora, questi modulatori che stanno arrivando sono molto selettivi,
sono selettivi per sistema immunitario e sistema nervoso centrale. E quindi ci danno dei vantaggi. Ci danno dei vantaggi, ad esempio, nel fatto che possiamo anche darli a persone cardiopatiche e non abbiamo bisogno di fare quel monitoraggio al centro. Inoltre qui non c'è bisogno di una personalizzazione del dosaggio, quindi non dobbiamo fare degli esami genetici per il monitoraggio. L'altro versante di queste novità è nel trattamento di quella forma secondaria progressiva, quando il paziente esce dalla forma d'attacchi ed entra in questa forma che secondariamente ha anche una progressione. Vediamo qui quanti trial, quanti studi clinici sono falliti con questo farmaco. E invece questo nuovo modulatore, Siponimod, ha avuto dei dati positivi. Anche lui è un modulatore selettivo di S1 più 1 e S1P5 e sono appena stati dati dall'AIFA i criteri delle persone a cui possiamo darlo, che sono persone adulte con forma secondaria progressiva, con un EDSS ancora limitato, anche qui col vantaggio che non dobbiamo fare un monitoraggio cardiologico, si tratta di una compressa che il paziente prenderà a casa e abbiamo però bisogno di personalizzare il dosaggio sulla base della capacità del paziente di metabolizzare più o meno rapidamente questo farmaco. Come vediamo qui, appunto, anche questo farmaco ha portato una riduzione della progressione di disabilità. E gli eventi avversi sono stati sostanzialmente quelli noti per Fingolimod, quindi del tutto accettabili. Qui vi ho portato poi un elenco di terapie che sono in sperimentazione per la forma RR. Come vedete sono tantissime, alcuni sono ancora appunto in fase 3. E così anche nelle forme secondarie progressive abbiamo tantissimi altri agenti che stanno per essere appunto sperimentati. E l'altra cosa, esistono delle terapie che stanno cercando di andare ad agire sull'altro versante, non solo sul bloccare l'infiammazione, ma anche sulla reindurre le cellule che fabbricano questi rivestimenti, che è la mielina, a riformare dei nuovi rivestimenti. Molti trial appunto di questo tipo sono in corso. Come ultimo accenno volevo dire due parole sul problema delle nostre donne. Almeno la metà delle nostre donne sono in età fertile e potrebbero forse essere interessate al problema della maternità, a concepire. Ora dobbiamo considerare questo e andare a agire in modo proattivo, discutendo questi problemi con la donna, con la coppia, discutendo che cosa si può fare. Molto si può fare dal punto di vista dei farmaci, quelli che vedete sono verdi, cioè sono utilizzabili in gravidanza, ne abbiamo altri che invece sono rossi, possiamo modulare questi farmaci e possiamo anche usare per esempio l'interferone, il natalizumab, per il periodo della gravidanza e recentemente l'interferone per tutto il periodo del postpartum. Quindi sostanzialmente stiamo arrivando a gestire meglio questa particolare situazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, le cose da dire erano tantissime, ho cercato di fare una selezione con qualche difficoltà e ringrazio anche tutti i collaboratori del centro della Città della Salute, in particolare il direttore, il professor Chiò, il dottor Vercellino, che è un cardine del nostro centro, e tutte le altre persone, infermieri, amministrativi, medici, specializzandi. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie, dottoressa Cavalla. Allora, sono arrivate tantissime domande.
Quindi vi pregherei di cercare di essere un pochino stringati nelle risposte. Lo so che sarà molto difficile per voi, ma ne abbiamo veramente tante. Intanto volevo chiedere però alla dottoressa Cavalla, visto che il periodo che stiamo vivendo è quello che è, se nel caso di infezione da Covid più o meno severa, i farmaci per curarlo possono interagire negativamente con quelli per la sclerosi multipla e attacco un'altra domanda che è arrivata, cioè se i vaccini anti-Covid possono essere rischiosi per chi ha la sclerosi multipla. Allora, cominciamo dalla prima. Abbiamo già accumulato dei dati di sicurezza per quanto riguarda il vaccino, in particolare da stati che sono più avanti di noi, come Stati Uniti, Inghilterra, Israele, che ha vaccinato l'intera popolazione. I vaccini sono sicuri ed è importante farli, perché il Covid non è sicuro. Il Covid può essere un grosso problema per chi ha questa malattia, soprattutto quando c'è una malattia in fase avanzata, con disabilità importante, e se la persona è in età avanzata e se ha delle comorbidità. Queste sono le caratteristiche di rischio. Quindi è importante dare un messaggio È importante appunto vaccinarsi, tenendo presente che le persone con sclerosi multipla possono fare solo vaccini a mRNA, quindi sostanzialmente quello Pfizer e Moderna. E l'altro problema, le terapie del Covid non influiscono sulla gestione della malattia. Diciamo che alcune delle nostre terapie potrebbero in un certo senso dare una mano al Covid. Per cui i nostri pazienti sono una categoria fragile, appunto hanno diritto a essere vaccinati prima proprio perché sono a rischio. Grazie. Dunque, allora, queste due magari mi sento di rispondere io, cioè se c'è una diagnosi certa, allora ascoltando l'intervento del dottor Bertolotto, direi che diagnosi proprio certissima, che dia la certezza al 100%, non c'è, giusto, dottor Bertolotto? Se, sì. Allora mi dica, dottor Bertolotto mi dica. Bisogna fare una diagnosi di sicurezza, okay, quando ci sono tutti gli elementi e quando tutte le ipotesi alternative sono escluse. Comunque è sempre bene chiedersi ogni volta che si ha di fronte una persona che arriva già con una diagnosi di sclerosi multipla, il consiglio per ogni neurologo è chiedersi veramente: ma questo paziente ha veramente la sclerosi multipla? Abbiamo pensato a tutte le alternative, eccetera. Quindi diciamo che è una diagnosi che può essere fatta con sicurezza, ma sempre bisogna tenere presente che potrebbero venire fuori delle nuove caratterizzazioni della malattia, dei nuovi sottotipi o delle nuove diagnosi alternative. Ecco, quindi non so se sono stato È chiaro, stato ecco. chiarissimo, è stato chiarissimo. La tengo lì ferma fermo un attimo, dottor Bertolotto, per chiedere, allora, una persona già malata di una malattia autoimmune può ammalarsi anche di sclerosi multipla? E purtroppo sì, purtroppo può succedere, succede anche frequentemente, proprio perché è il sistema immunitario che ha qualche alterazione e questa alterazione di base del sistema immunitario può manifestarsi in un tipo di malattia autoimmune, ma a volte anche in un'altra malattia autoimmune. Quindi non è raro trovare due malattie autoimmuni nella stessa persona. Certo. Dunque, qua non so se lo pronuncio bene perché è un termine per me nuovo, ma una domanda è, può esserci una correlazione tra sclerosi multipla Duchenne, non so se si pronuncia così, e la sclerosi multipla? No, Duchenne è una malattia che colpisce i muscoli, si chiama distrofia muscolare progressiva di Duchenne, e se questo è quello che si intende, non c'è correlazione con la sclerosi multipla. Sono due malattie che hanno un diverso meccanismo, diversa ereditarietà e Sì. quindi sono due cose diverse.
Una domanda peraltro attinente all'argomento è: c'è la possibilità di un'ereditarietà, scusate, per una persona che ha avuto la nonna materna con la sclerosi multipla e la bisnonna con la Duchenne? No, sono, dicevo, la Duchenne e la sclerosi multipla sono due malattie diverse, quindi non è che le due malattie aumentano il rischio nei nipoti. Il fatto di aver avuto una nonna con la sclerosi, bisnonna, quello che è, con la sclerosi multipla, aumenta di un po' il rischio di avere poi la sclerosi multipla, ma il rischio è veramente, diciamo, trascurabile. E se noi conoscessimo tutti i rischi che ci portiamo dietro, veramente, probabilmente non faremo più figli pensando a tutto ciò che possiamo trasmettere ai figli. Certo. Ancora, infiammazioni croniche. La signora, poi tra parentesi, dice: mi riferisco a una situazione di emorroidi interne già operate ma non sconfitte. Potrebbero essere la motivazione scatenante per l'insorgenza della sclerosi multipla? E poi dice: linfociti T e B fuori controllo. Dunque, le emorroidi di per sé no, sono, se vogliamo, un fattore di stress, se vogliamo, e questo potrebbe in qualche modo, diciamo, aumentare un po' la suscettibilità, ma non, veramente no, nulla, non c'è nulla di dimostrato su questo aspetto. Diverso è se invece di emorroidi si tratta di una malattia infiammatoria dell'intestino, che potrebbe avere a questo caso un'origine autoimmune, e quindi bisogna solo definire bene se sono emorroidi o se, dove i linfociti B e T non c'è motivo per cui siano, diciamo, fuori controllo, oppure invece non sono emorroidi ma si è trattato di una malattia infiammatoria intestinale. Certo. Dottoressa Cavalla, qui c'è una domanda per lei. La terapia, quindi verosimilmente dalle spiegazioni appunto che lei ha dato, volevano sapere se, e deve essere personalizzata appunto come ha detto lei, contempla la medicina di genere anche nella cura della sclerosi multipla. Beh, assolutamente sì, nel senso che uno degli elementi sulla base del quale prendiamo decisioni terapeutiche fin dall'inizio della terapia è proprio questa donna potrebbe voler concepire nel futuro, piuttosto che non le interessa assolutamente. Il concepimento maschile è per noi molto meno complesso, i farmaci interagiscono molto meno col concepimento maschile. Questo è un primo elemento che ha appunto a che fare con la medicina di genere. Esistono poi alcune problematiche relative alla vita, ad esempio femminile, quindi alle alterazioni ormonali, sono oggetto di studio, per esempio il peggioramento possibile della malattia in menopausa. Quindi sicuramente la medicina di genere è un elemento fondamentale nell'ambito del complesso discorso di personalizzazione che viene realizzato nel contesto proprio di un dialogo anche col paziente, di messa sul piatto di tutti gli elementi che contraddistinguono quel paziente, che lo rendono unico, le sue aspettative di lavorative, di vita, ricreative, quanto ama viaggiare, al di là del Covid che oggi ci limita, e così via. È uno dei tanti elementi, ma è un elemento estremamente importante. Spesso ci porta proprio a un bivio terapeutico, l'imminenza o meno di una ricerca, ad esempio, di un concepimento. Certo. Allora, qui non so chi fare la domanda, decidete voi. C'è una relazione tra mielina e mieloma? No. No. Okay. Assolutamente, il mieloma è un tumore del sangue. E non c'entra nulla.
Dottor Bertolotto, la tengo ferma un attimo. Allora, una persona che ha avuto i sintomi iniziali che lei ha descritto della patologia e a cui è stata diagnosticata una depressione con attacchi di panico. Però avete spiegato anche che la diagnosi precoce è fondamentale per un decorso più favorevole della malattia. Quindi, c'è una discriminante indicativa nella fase iniziale ed è il caso che questa persona, si sottoponga ad analisi specifiche per vedere appunto se ha la sclerosi multipla? Ma se la definizione di, mi pare, depressione, giusto, è stata fatta in modo approfondito, se questa persona ha fatto una visita da un neurologo, il quale ha escluso ogni ipotesi di danno del sistema nervoso centrale, un danno di tipo organico. Beh, in questo caso non è necessario fare ulteriori accertamenti. Anche per evitare di entrare in un tunnel estremamente pericoloso di esami, nuovi esami, accertamenti e controlli che alla fine veramente rovinano la qualità della vita della persona. Ovviamente l'esordio della sclerosi multipla con depressione non può essere esclusa, ma direi che un buon esame neurologico, una buona anamnesi, una visita in uno dei centri, da uno specialista, penso che possa tranquillizzare questa persona. Ecco. Ecco. Dunque, si possono risolvere i problemi di diplopia perché la persona che ci scrive dice le lenti prismatiche non mi sono più sufficienti. Paolo. Qui siamo in quella terapia sintomatica nell'ambito della quale si può tentare qualcosa. È meritevole fare dei tentativi. Sicuramente, è una delle situazioni su cui abbiamo delle difficoltà obiettive, perché forse la terapia rimielinizzante potrebbe davvero essere una speranza per questo tipo di problematiche. Ciò, nonostante, abbiamo alcuni agenti terapeutici che possono essere tentati, la cui percentuale di successo è limitata Perfetto. attualmente. Dottoressa, tra l'altro, ho un'altra domanda per lei. Ha parlato di trapianto. Può spiegare un po' di più il concetto? Da me non capito, ci scrive la persona. Sì, forse il massimo esperto tra noi su questo argomento è il dottor Bertolotto, magari vorrà aggiungere lui qualcosa. Comunque, essenzialmente è una terapia che agisce sul sistema immunitario a cui si prelevano le cellule staminali che vengono mandate in laboratorio per farle espandere in laboratorio. Nel frattempo il sistema immunitario del paziente viene completamente cancellato, abbattuto con una importante chemioterapia. Questa situazione naturalmente viene fatta in un ambiente protetto, il paziente è trattenuto in camera sterile e gli viene poi somministrata quella contingente di cellule che da lui provengono, che sono state fatte espandere in laboratorio. Quindi si tratta sostanzialmente di far tornare alle origini il sistema immunitario del paziente, farlo tornare indietro al passato e impedirgli, se vogliamo, di ricommettere gli stessi errori che ha già fatto una volta. Quindi si tratta di rifare quell'operazione, ad esempio, che spesso noi facciamo al computer, il reset. Si tratta di una sorta di reset immunitario. Nell'idea che il sistema immunitario nuovo sia più tollerante. E Perfetto. questo è quello che poi di fatto capita. Bene. Sempre ferma lì, dottoressa Cavalla, perché c'è un'altra domanda che riguarda i farmaci.
I forti tremori dopo l'iniezione di Revit 44, da cosa possono essere derivanti? Ma allora, come ho accennato, gli interferoni come effetto di classe hanno un pochino quello che può essere l'aumento della temperatura, proprio perché stimolano la secrezione di particolari citochine e chemochine che possono far aumentare di poco anche la temperatura. La temperatura che varia può essere uno di quegli stimoli che fa condurre in modo meno brillante dentro quei collegamenti danneggiati che ci ha mostrato il dottor Bertolotto. Quindi in una persona che abbia ad esempio dei disturbi sugli arti inferiori leggeri di cui si rende poco conto, semplicemente possono comparire dei segni cosiddetti piramidali, a meno che il nostro interlocutore non parli di banali tremori legati all'inizio di una febbre, nel qual caso si risolvono molto rapidamente con del paracetamolo, che anzi va consigliato sia preso prima. Molto facilmente il paracetamolo o dell'ibuprofene e altri farmaci di questo tipo possono agire anche su quel disturbo che raccontavo prima, quindi quello legato alla slatentizzazione di un danno sulle vie del movimento, del controllo motorio. Certo, grazie. Allora, qua non è una domanda, ma la signora Alice ci dice: fragili, vaccinati velocemente ma ad equa distanza dalle terapie in corso, con tre punti esclamativi. È d'accordo? Allora, fragili, vaccinati velocemente ma ad equa distanza dalle terapie in corso. Sicuramente, ci sono alcune delle nostre terapie, quelle che vengono fatte per esempio semestralmente come ocrelizumab, in cui secondo alcuni sarebbe importante che la vaccinazione intervenga dopo più o meno diciamo a metà tra i cicli, quindi dopo che sono trascorsi 3 mesi dall'ultimo ciclo fatto e lasciando un tempo opportuno prima del ciclo successivo. Non tutti sono d'accordo con questo approccio. Per esempio, i nostri colleghi americani hanno preferito la strategia di vacciniamo tutti whenever one can, cioè appena c'è un vaccino vacciniamo, perché sarà un'immunità magari meno brillante che se avessimo attese, ma intanto comincia a proteggere la persona. E poi eventualmente si rivaccinerà nel futuro, si riprenderà quell'immunizzazione magari dopo aver controllato i livelli nel sangue dell'immunità, i livelli anticorpali. Quindi non tutti sono d'accordo con questo approccio, che comunque è quello che in Italia e in Europa va un po' per la maggiore. Allora, qua c'è un'altra signora che dice: volevo chiedere se ci sono delle novità sugli studi riguardo l'alimentazione e sclerosi multipla. Qualche anno fa ero stato un incontro a San Luigi col dottor Bertolotto riguardo la sperimentazione della dieta Mima digiuno. Sì, dunque la dieta Mima digiuno, ricordo, avevamo fatto anche un incontro con i pazienti proprio per informarli. La dieta Mima digiuno è stata ed è utilizzata in via sperimentale da Walter Longo, che è un importante ricercatore che lavora sia negli Stati Uniti che in Italia. Il concetto fondamentale è di riuscire ad ottenere un digiuno, perché il digiuno potenzialmente poteva agire o può agire sul sistema immunitario. Ora, come tutte le cose sperimentali, queste devono essere testate in trials clinici, in sperimentazione. Walter Longo fece una richiesta all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, alla FISM, per avere un finanziamento per poter condurre questo studio. Noi eravamo uno dei centri che avevano dato l'adesione se lo studio fosse finanziato. Purtroppo la FISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, non finanziò questo progetto. Va detto che
La FISM finanzia ogni anno con 3 milioni di euro la ricerca sulla sclerosi multipla e c'è una forte competizione fra i diversi ricercatori per avere il finanziamento. Quindi purtroppo quella sperimentazione in Italia non l'abbiamo fatta. Sono certo però che Walter Longo sta andando avanti con questo tipo di approccio e quindi se ci saranno delle novità ovviamente le assorbiremo e se si potrà entrare nella pratica lo faremo. Ecco, però al momento siamo fermi dal punto di vista della possibilità di utilizzare questo approccio. Certo. Dottor Bertolotto, ancora, le persone con sclerosi multipla possono trarre benefici dal consumo di probiotici? L'argomento è piuttosto complicato, ok? Perché c'è tutto un filone di ricerca molto interessante fra la flora batterica intestinale e di eventuale correlazione con il sistema immunitario e con le malattie autoimmuni. Quindi al momento direi che siamo in questa fase di valutazione, di sperimentazione e quindi non consiglierei di usare dei probiotici, soprattutto perché non abbiamo nessuna indicazione precisa. Quindi questa è, diciamo, una raccomandazione generale che, se mi concede, vorrei fare. Nella sclerosi multipla, come in molte altre malattie, si leggono, diciamo, quasi continuamente dei nuovi approcci, delle nuove soluzioni, eccetera. E voglio mettere in guardia tutti i pazienti, tutti i familiari. Questo è un problema complesso e non ci sono soluzioni semplici per i problemi complessi. Tutte le soluzioni semplici sono sbagliate. E purtroppo la storia della sclerosi multipla è piena di tentativi che hanno poi portato a danni per i pazienti, a delusioni per i pazienti. Questo è un periodo, devo dire, di relativa tranquillità, ma abbiamo passato momenti, e Paola Cavalla se le ricorda benissimo, in cui passavamo il nostro tempo a spiegare ai pazienti, giustamente, che non dovevano fare certi approcci o certe cose. Certo. Dottoressa Cavalla, allora risponde la persona che prima parlava dei premoni, ringrazia per la risposta esaustiva, ma specifica che il paracetamolo lo assume, ma nel centro della notte partono questi premori molto forti, si contraggono i muscoli e fanno male. Il corpo non riesce a scaldarsi e a rilassarsi, dura anche 20-30 minuti consecutivi, ma non ho la febbre. Sì, quindi probabilmente si tratta di questa slatentizzazione che il farmaco con la sua azione biologica può avere di un disturbo legato alla disfunzione delle vie che portano al controllo del movimento, quindi del rilassamento anche. Certo. Forse quel farmaco non è ottimale per quella persona, le consigliamo a questa persona di discuterne col proprio neurologo. Certo. Allora, cerco di stringere ancora un po' perché continuano ad arrivare domande e giustamente voi siete impegnati, cioè dovete tornare al vostro lavoro. Vediamo un po'. Allora, cosa sono i dolori neuropatici, come si manifestano e quando compaiono? Accuso dolori estremamente acuti, soprattutto quando sono supina la sera. Ma allora sarebbe un discorso da mezz'oretta. Il dolore neuropatico è un dolore che non ha sedi, per esempio, tipiche di dolore osteoarticolare, di dolore articolare come quello delle malattie reumatologiche. Ma è un dolore con una distribuzione neurologica, quindi ad esempio in una persona che magari ha una disfunzione sia sensitiva che motoria delle gambe possono esserci dei dolori diffusi, ad esempio a tutte le gambe. Quindi anche qui la distinzione di un dolore neuropatico o meno non può essere fatta sulla base di una descrizione sommaria come questa, ma richiede una valutazione neurologica corredata di un esame neurologico.
E magari della visione di esami di neuroimaging. Dottor Bertolotto, può dare un aiuto a questa signora che dice: sono una paziente con sclerosi multipla lenta, però avrei bisogno di un aiuto. Ho 67 anni, dove mi posso rivolgere? Ma si può, se, in Italia esistono una serie di centri sclerosi multipla di veramente altissimo livello, perché ci sono proprio dei neurologi che si sono ultra specializzati nella gestione della sclerosi multipla. Quindi non so dove abita la signora, si può rivolgere alla neurologia, al centro sclerosi multiplo più vicino a dove abita, e quindi sicuramente troverà una risposta, penso, adeguata alle sue necessità, ecco. Ecco, c'è un'altra domanda proprio specifica per lei. Una signora che dice: buongiorno, tutte queste terapie sono solo per persone dai 18 ai 55 anni e gli altri dai 60 anni in su cosa fanno? No, diciamo che 18-55 anni è una limitazione per un tipo di terapia, per la forma primitivamente progressiva. E questo lo so che è un limite molto feroce, ma nasce dal fatto che, questi sono farmaci, in questo caso specifico, che hanno anche dei rischi, e quindi sono stati autorizzati per la forma, per quel tipo di pazienti che rientravano nelle caratteristiche dello studio che è stato fatto per dimostrare che il farmaco era efficace. Tuttavia, se uno ha più di 55 anni ed ha una forma, progressiva, io so che ad esempio al CRESM, al San Luigi, ci sono in questo momento anche delle sperimentazioni proprio per le persone che hanno più di 55 anni e hanno la forma progressiva, però ovviamente bisogna poi sempre valutare molto accuratamente i rischi e i benefici, perché queste sono terapie efficaci, ma che comportano anche dei rischi, quindi bisogna stare molto attenti a non porre il paziente in una situazione di rischi di eventi avversi. Certo. Dottoressa Cavalla, è una signora che dice che il figlio è in cura con, e qua mi viene difficile, ocrelizumab. Zoom up. Ok, grazie. Continua a fumare, non ha intenzione di abbandonare. Quanto sarebbe un passo importante se non fumasse? Allora, ringrazio la signora per questo perché mi era andato via rispetto alla presentazione, ma è un argomento importante, cioè quando parliamo di una presa in carico complessiva, olistica della persona, dobbiamo anche ricordarci di raccontargli tutte le cose che si sanno e oggi sul fumo sappiamo moltissimo, sappiamo che è importante nella patogenesi, cioè nel creare, nello scatenare la malattia, anche solo il fumo passivo è importante, ma sappiamo anche che è un importante determinante di progressione di disabilità. Quindi bisogna che questo ragazzo giovane sappia che può fare molto per proteggersi da una disabilità futura smettendo di fumare. Oggi abbiamo anche capito il perché, perché le cellule autinfiammatorie che si dirigono al cervello e vanno ad attaccarlo hanno una stazione importante, si fermano a livello polmonare e se trovano lì un ambiente ricco di citochine proinfiammatorie che sono legate all'infiammazione che il fumo provoca nei polmoni, ebbene si caricano non delle pistole, ma diciamo del bazooka, quindi saranno più aggressive verso il sistema nervoso centrale. È una banalizzazione estrema, ma serve a rendere il tipo di rischio. Allora, vado con l'ultima domanda, altrimenti non andate più via, sappiatelo, perché
Allora, per il dottor Bertolotto, la persona spiega che ha contratto il Covid ai primi di aprile, credo di quest'anno, a questo punto. Aspettate perché mi sta scappando tutto. Assumo Tecfidera, la domanda è se devo fare il vaccino. Sì, l'indicazione è anche chi ha fatto il Covid deve essere vaccinato, quindi con il Tecfidera non ci sono problemi a fare la vaccinazione. Le indicazioni che abbiamo al momento è che dovrebbe essere anche efficace, quindi ne deve parlare con il suo medico di base, mettersi nella lista e ovviamente fare poi la vaccinazione. Perfetto. Allora, io ringrazio innanzitutto voi dottori che siete stati gentilissimi e molto pazienti anche perché si è prolungato più del previsto per questo incontro. Ringrazio chi ci ha seguito fino a qua e passo la linea per la chiusura alla nostra presidente Capi Fontana. Grazie mille. Katia? Eccoci. I nostri medici, il dottor Bertolotto, la dottoressa Cavalla, grazie, sono stati chiarissimi, ho visto quante domande ci sono state, quindi spero che tutti abbiano capito e sono stati anche tanto in ascolto. Grazie alla Bristol che ha voluto proprio organizzare questa conferenza. Ci rivedremo il 27, il 25, chiedo scusa, che è un martedì, con l'anemia mediterranea. Mi raccomando, un ultimo appello, vaccinatevi, vaccinatevi. Potete rivederci su YouTube quando volete, forse già da domani. Grazie di nuovo, al 25, buon pomeriggio a tutti.